Pagelline, le pagelline le fai o le dissoci anche da quelle? Beh, anche quasi conviene. Quasi. Perché però sembra Maggiolini, sono io? Se scherzo. Perché meglio, no? Non ho capito. Cioè, è un clone. Allora, cominciamo da Matteus. Regia. Ma che c'entra Matteus? Ale? No, forse si è addormentato. Ecco, saremo noiosi. Vannucchi, per me sei e mezzo. Si è fatta una bella parata, guarda un po' che unanimità. Ale, sei in mezzo perché tecnicamente di piede è veramente bravo. Bravo. Ah, lo vedi. Destro e sinistro. Cavolo che il portiere para, ma se non perché Vannucchi non para. Se ne tirano mai, bisogna premiare per la costruzione. Diamo. Donali, 7,5. Per me 7, ha fatto una gran partita. Forse troppi passaggi all'indietro. 7 meno. Quasi unanimità, quasi. Secondo tempo. Poi non ho capito perché mi mette sempre in una posizione che non si vede il voto. Bravo. Ma vai dentro, fallo con l'altra mano. Lui che merda, c'è un braccio, uno normale lo muove, no? No, lui no. Basterebbe, ecco, usando il destro. Maestrelli. Sapete che mi ha meravigliato tanto Maestrelli? Io non lo conoscevo Maestrelli, molto solido. Sì, bravo, sicuro, pure per me. Mi è piaciuto tanto. Dicono che con Capuano sia semplice attualmente giocarci, vabbè, però in effetti se devi andare vista fa la masterclass in Serie C, Capuano in Serie C, non scherziamo, ecco Capuano 7 pure lui, ma sì, Capuano 7 e mezzo più. Fatto un partito 7 più, sì, 7 e mezzo, fatto un partitone, sì, però te ci sei mette con i figli, dai, su, sì, da lui vista la Corazza, ho capito, non l'ha vista mai Corazza, beh, Corazza è Corazza, dai, Fizzi, Corazza, a Martella do un bel 6,5. Perché è vero che ha sbagliato qualche appoggio qua e là. Sono contento. Però ha giocato veramente vedi che bene. Mi danneggia con le immagini. Io... Sai che hai messo? Ma che hai messo? Non già hai messo un voto? Ho messo 7, non so che sia. Vedi un po'. Mi danneggiano. mi danneggiano, è riuscito a dire. Secondo me mi boicotta. Fa un comando a distanza. Bravo Martella, perché anche quando non giocava era il primo a festeggiare. Martella l'abbiamo fatto 6,5. Per me ha giocato bene. Del Bur 6,5 anche lui. Sì, 6,5. 6,5. Nonostante l'attentato finale. Insomma. Che però, ecco, quello non ha spazzato, quello mi piace. Però ha fatto rigore. Beh, però, gioco maschio. Dovrebbero essere stato un po' più attenti Ho capito, stavamo al 95esimo sul 3-0. Ma era pure fallo del mano. Andiamo avanti. Curcio, 6,5. Sì. Perché allora, fino a che non ha tirato e ha segnato Ciangi, per me non era manco da sé. Il gol è bello. Sono d'accordo come te. Non solo, ma anche il gol di Ciangi. Fa il tiro del primo gol e fa il secondo gol. C'è un beso specifico individuale. È troppo importante sulla partita. Fino a quel momento partiva da sotto a 6 secondi. Sono d'accordo al 100%. Ma perché adesso Corradini, Amiziati? Che ma fatela fare, Madonna, ma non sta mai bene niente. 6,5 pure lui. Sta giocando con una continuità, intensità interessante. Sì, questa è stata una delle cose più belle di quest'anno. Romeo, 7. 6,5. Invece a me è piaciuto tanto stavolta. Beh, corre dappertutto. Corre dappertutto, sta dappertutto. È il vero equilibrio. Bravo. Bravo. 6,5. 6,5. Un cambio più. 6,5, no, tra l'altro, scusate, ma oddio, come si chiamava il difensore loro, quello di colore? Ajabong, me lo ricordavo, scarso, ma pure Lendo, no? È peggiorato. Non è che Lendo, forse è che è veloce Cicerelli. Cicerelli sarà anche veloce, però, porca miseria, mi pareva Andrade della Roma, dei tempi d'oro. Ma poi con ci stava anche l'ammunizione. Ce ne stavano tre d'ammunizione da Japong. Invece prima ammonito Ciangi, non si sa per quale motivo. Comunque, va bene, andiamo avanti. Ciangi, 7, come sempre. 6,5. Ha rifatto il golletto suo, quando serve. Cioè, peccato che non è purtroppo riuscito... Purtroppo ha sbagliato quello il primo tempo. Ha sbagliato lo stop tempo, lì, perché la palla gli è rimasta lì. Mi sa che c'ha 4 ammunizioni. C'ha 4 ammunizioni. Che è un giocatore discretamente fisico. No, però stavolta per esempio la munizione non c'era. Non c'era, infatti. Secondo me sì. 6 più. Ma senza voto per me. Iago non merita 7 per come si è arrabbiato quando lui l'ha fatto il calcio di rigore. Sono d'accordo con te. Ah, 7 anche allora. Perché si arrabbia giustamente, dice, ma che cazzo? Cioè, fai? Niente. So pure finire gli highlights. Ma che diavolo invece che... Donnarumma, io 6,5 perché...
vedo una cattiveria quando entra a cercare ogni tipo di pallone. Vuole segnare. Soprattutto sta meglio fisicamente. Sta meglio fisicamente e lo vedo motivato. A me piace questa cosa. E invece lo scatto di Ferrande? Insomma. Ma lo voteremo. Contropiede? Cassola senza voto. Andiamo a caso. No, beh, rincorso. Matteus. Matteus lo premiamo perché ha segnato. Matteus lo voglio premiare. Sei e mezzo, sei mezzo. Mezzo. Bravo. Sei e mezzo. Però per il taglio di capelli un mezzo. Mamma mia. E Ferrande? Ferrande per me senza voto. Senza voto, dai. Però quella discesa che ha fatto? Quale ma quale? Ma come no? Quella che ha preso io la palla dico, sulla fascia e se l'è portata fino in fondo. È andato col fino in fondo giusto. È andato oltre. No, no, no. E poi lo stavo pure bene. Mo bisogna andare col piglio giusto. Io mi ricordo, non mi ricordo. Hai capito a quale mi riferisco? Ha preso la palla sulla sinistra. È stato bravissimo. È andato via. Detto, è andato via in velocità. Secondo me la giunta invece di crossarla, secondo me poteva provare a tenere. Invece l'ha messa dentro, poi è finita l'azione. Ha fatto una bella giocata, è entrato col piglio giusto. L'unica azione che ha potuto fare è giocato poco. Sembra che insomma io dato 6 e mezzo sette. Però voi fate sette, come pare io 6 più gli ho dato Bate 6 e mezzo è sempre tirato neanche dopo un 3-1 con l'Aspo dominato niente sei spilorcio 6 e mezzo mo mi aiuto vedi un po' se riesci a mettere il nome tuo una volta mo vediamo se mi ricordo come si fa hai visto mai qualcuno dice che io faccio apposta, non hanno capito. No, dramma, la cosa drammatica è che non è così. Non hanno capito che è vero. Vediamo, che combina. Si allora. Parla di rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione, praticamente me lo canna a casa. Non ha fatto clac, guarda, niente scivola. Vabbè, mo non me la complico, guarda che è fatto clac? Bravo. Va bene. Tanto se scivola non gasca. È impossibile, te qua sporge così. Infatti secondo me non è ingastrato però. Boh verso dopo destra. Lo facciamo dopo, non lo tocchiamo se no. Va bene, sentite, io direi la partita l'abbiamo messa. Vogliamo dire in questi 4 minuti qualcosa sul prossimo impegno? Perché dopo invece tu... Dopo voglio parlare della presentazione del presidente, ecco. Di tutte le cose domenica alle 15 contro la Torres, sentito. Che ha 18 punti abbiamo verificato. 18 no? Punti abbiamo verificato, squadra... Quindi ci sta lì. Che primo spartiacque secondo me della stagione, andiamo a giocare contro i Sassarini. È un campionato Babbuman. Sassaresi. No, Sassarini. Sicuro? Vabbè. Che la brigata Sassari? Pippotto storico. Il pippone storico! Vai! La brigata Sassari si chiamavano Sassarini e ci avevano come soprannome Demonios, cioè i demoni, perché erano particolarmente aggressivi, piccoli ma aggressivi. Cattivi. Siccome erano tutti di Sassari, raro esempio, erano piccoli. No, hanno fatto delle cose leggendarie. Tra cui Babbuman, però il bomber. I Sassarini, che la dice? Cosa bella che ci avevano. Ha fatto una citazione troppo alta per te. No, sentito, no, sto a dire che dici tu. Comunque, insomma, erano tosti. Via. Quindi penso che la Torres ce la complicherà la vita, però. Ma al di là della brigata, la Torres è una buona squadra. L'anno scorso si è giocato al campionato. Mi dà l'idea che questo campionato si è destinato a spaccarsi. Cioè, le squadre più forti stanno tutte lì. A parte l'Ascoli. Perugia no, secondo me non è tra le più forti, no. non lo dico per spirito campanilistico, ma perché non è così. Non so se l'avete visto Perugia recentemente. Quindi l'Ascoli è l'unica che è rimasta indietro, ma Torres, Sendella, Perugia, Torres, Sendella, Ternana e Pescara sono quelle che se la giocano fino alla allora se c'è un attaccante che mi piace, Fischnaller, a me piace tanto. No, c'è una buona squadra. Che fisicamente è strutturato. Anche l'anno scorso, bravo. Questo però l'hanno preso, Fischnaller è arrivato quest'anno. Sì. No, c'era anche l'anno scorso, c'era, sì. Fatto credo 8-10 gol, fatto però lavora molto. È uno che lavora, proprio un attaccante, visto 3-5-2, centrocampista. Comunque l'anno scorso quasi meritavano, no, la promozione, poi dopo sono un po' alla fine, sono calati. Prima hanno una società ben strutturata, si sono riorganizzati, ci hanno seguito, ci hanno disponibilità economica. Quindi sicuramente è una partita prende con le molle perché io non mi ricordo il campo, scusate, aiutatemi, è un campo largo o è un campo non me lo ricordo. Stretto? Non perché non mi pare che fosse un campo piccolo, perché poi dopo lì la Ternana sui, è chiaro che sui spazi stretti, per esempio a Gubbio si è trovato un po' d'anni fa, abbiamo giocato, apposta ve lo dicevo. Non mi ricordo chi allenava, il Cagliari giocava su, sì. Perché stanno risistemando, sì. Il Sant'Elia. E Zeman fece ricontrollare la grandezza del campo, ecco, perché quindi, per lui era più piccolo. Quindi non è grandissimo. No, ecco, perché poi magari io dico, noi giochiamo bene con gli spazi larghi. Arriviamo dappertutto, vedi?
Io proprio mi dichiaro ignorante, no, in per ricordato, no, è vero che per, no, quindi, no, sta cosa che lui ha detto è importante, perché per noi comunque sia le dimensioni del campo non sono un aspetto secondario, no. Per chi fa possesso palla e chi gli piace fa correre l'avversario, come si dice nel gergo, c'è meno spazio, c'è meno spazio, nel senso che con 10 metri riescono a coprire, per esempio, più campo. Scusa, Alessa, a Gubbio il campo era più piccolo, secondo me. A Pesaro io l'ho visto tutte e due dal vivo, ci siamo accorti, c'erano più spazi. Poi magari la misura del campo ti può anche ingannare, sto dicendo una sciocchezza, però a me è sembrato che a Gubbio fosse più difficile dipanare la manovra della Ternana, perché la manovra alla fine possesso palla, la gira la palla, e poi se il campo è piccolo è anche più facile sbagliare, quindi sì, l'avversario sta più difficile. Il Cilibro Liberati è il Bernabeu, ragazzi. Quindi, Gigi, quindi probabilmente, Gubbio, probabilmente rispetto, a Sassari non dico che tu andrai a cambiare, perché oramai la squadra ha una sua fisionomia ben inculcata all'interno dei giocatori. Senti, però mi sa che c'ha ragione Gianni, io Donati non lo cambio, specialmente fuori casa. Anch'io, quello sono d'accordo con te, ma secondo me vedremo qualche ripartenza in più, perché Abate che se ne va su questi aspetti lo trovo molto a fuoco. Comunque, visto che è finito il tempo di questo blocco, riassumendo, le dimensioni contano, come disse il dottor Siffredi. E chi cambia pubblicità e chi cambia canale è Godzilla. Ah, ah beh, pensavo che dicevi cambia canale, c'ora. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 2881 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sport. Ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà.
presso la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nato e sono cresciuto, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il bongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite a dello Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Beh, ultima parte di trasmissione, direi di dedicarla alla conferenza stampa di presentazione che avevamo tanto auspicato, no? Del nuovo presidente della Ternana, Stefano D'Alessandro. Oh, cercato un nome, già ho fatto un passo avanti. No, dicevo, per parte mia mi tengo di questa presentazione solo il fatto che ha detto i soldi ci stanno, punto. E va bene. Per il resto, per quanto mi riguarda, molto molto deludente, volevo fare i complimenti a Gianni. Secondo me ha fatto la domanda più strutturata di tutto il blocco delle domande che sono state fatte al nuovo presidente, che infatti ha smesso di ridere. Sì, un po' stranito. Si è un po' imbarazzato, secondo me, e ha cominciato un po' a essere meno convincente di quanto fosse stato prima. Devo dire che è stato un bel, posso dire, paraculo, no? Come termine positivo, perché nel senso ha cominciato facendo una dichiarazione spontanea, in modo che si è levato già da solo un po' di domande scomode, che però per una volta ho visto tutti hanno contribuito a fare, non c'è stato nessun astenuto, devo dire. No. E su alcune, per quanto mi riguarda, è stato convincente, zero. Particolare quella sul DG Foresti, quella proprio non dopo la commentiamo, ma non, ha convinto veramente zero, e anzi dirò qualche cosina in più. E anche quella su sostanzialmente dove trova i soldi non è stato chiaro, questo è stato un po' vago. Poi alla fine qualcosa si è lasciato dire, perché quando ci sta di mezzo i soldi, no? Partner finanziario c'è sempre, quindi più o meno ci ha confermato quello che sapevamo. Allora, tu c'eri, sì. Quindi dici le tue impressioni. L'impressione, diciamo, è quella di un soggetto che poi è come ho fatto la domanda, cioè ho difficoltà a capire la disponibilità economica. Facciamo un passo indietro, no? Allora, Guida non già aveva una grande disponibilità economica, ma qual era la differenza sostanziale rispetto ad Alessandro? È che Farmaguida, pur essendo piccolina, era comunque operativa. E poi c'erano altre attività collaterali. Qui il problema, ma non lo dico io, è scritto sul sito di Rabona Mobile. Quindi a tutti gli effetti... Però sembra che adesso abbiano aperto negli Stati Uniti, no Gianni? Aprire non significa... No, dico. Se hanno aperto 15 giorni fa... Io sto facendo l'avvocato del diavolo. Rabona Mobile sul loro sito dicono che è inattiva nei servizi di telefonia, sia nella sottoscrizione di schede che nelle ricariche. Insomma, tutte le attività che generano fatturato, tant'è vero che... invitavano i loro abbonati, volendo anche a cambiare gestore,
e quindi cioè, per problematiche di cui non conosco i termini, ma che hanno avuto con Vodafone, quindi al momento, almeno fino all'altro giorno, Rabona Mobile non fattura. Allora, se questa è, diciamo, l'unica fonte di entrata di Alessandro e di seguito, quindi la sua disponibilità economica viene da lì, non capisco come sia possibile. Magari ci sono messi via. Ma per carità, però tanti, perché gestire la Ternana significa avere un esborso, non è stato smentito, di 1.100.000 euro al mese. Da qui a giugno, l'abbiamo detto anche in puntata, no? Quindi sono una decina di milioni. Allora, la mia personale impressione è che D'Alessandro sia il frontman, diciamo, di A, un istituto bancario che in questo momento sostiene e supporta la Ternana e lo farà almeno fino al termine della stagione. B, che ci siano anche altri partner che nella fattispecie alcuni sono riconducibili alla vecchia gestione, tanto per essere più chiari, Roberto Di Paolo, anche qui per carità, una personale impressione, altri magari subentreranno. Quello che è certo è che alla mia domanda, quando Alessandro ha detto vedrete nel tempo la mia potenza economica, se, per quanto mi riguarda non è una risposta, è semplicemente un prendere, ecco, tempo, ma non è una... Poi tra l'altro, e chiudo, perché secondo me è importante chiedere questo? Perché la Ternana Calcio, cioè una società di calcio, non è una fabbrica dei bolloni, non è una fabbrica di... È un bene scalette, della comunità, certo. È un bene della comunità, certo. Cioè una forte valenza sociale. Allora, come hanno detto tanti presidenti, tra cui Stirpe del Frosinone, essere proprietari e titolari proprietari di una società di calcio non significa essere i patroni, significa essere i gestori, perché quella realtà è completamente avulsa da tutte le altre realtà commerciali, ci stanno emozioni, ci stanno passioni, ci stanno storie di vita dentro. Poi quest'anno c'è, no? Anche il centenario. C'è anche il centenario, ma soprattutto il calcio è un elemento aggregatore, quindi rappresenta una città, una collettività, non solo, anche i tifosi che non sono di Terni, quindi queste spiegazioni secondo me vanno date. Secondo voi? Scusa, posso dire una cosa adesso, aspetta, mi riconduco quello che dice lui, e lo, sapete che... Quando parlo di questo argomento è perché l'ho approfondito, se no, insomma, su Bandecchi, come sapete, non mi sono mai espresso, in questo caso posso... Secondo me è vero tutte e due le cose che hai detto, Gianni, quindi è vero che una banca ha messo... Tutte e due. Ma è anche vero che qualcuno ha messo le garanzie in banca perché la banca potesse coprire i costi, certo, della stagione. Certo. Quindi secondo me la risposta è, secondo me, e lo dico anche con una certa... cognizione di causa, secondo me la risposta è questa. Quindi ci può essere qualcuno, magari non sappiamo neanche chi è, o lo possiamo pensare, ma non siamo sicuri, che ha detto questa la garantisco io, questa stagione, e la banca ha detto vabbè, allora questi sono i liquidi, finiamo la stagione. Secondo me una spiegazione può essere questa, e le comprendo tutte e due. È la figura di D'Alessandro che mi rappresenta. Una domanda, secondo voi. La figura del rappresentante legale della società. È frontman, diciamo, no? Scusa, no, non è il primo caso. Nel momento in cui, quello che dice Gigi, che è assolutamente, diciamo, in linea con quello che ho appena detto, implica una spiegazione. Cioè la banca può anche aprirti una linea di fido, darti una linea di credito, un finanziamento, chiaramente ha bisogno di garanzie, ecco, reali a fronte di questo, ecco. Che significa garanzie reali? È il termine tecnico. Garanzie reali sono soldi liquidi che fanno in banca, significa immobili, significa fatturato, eccetera, eccetera. Ma soprattutto sono, sì, immobili e sostanzialmente liquidità o comunque risparmio gestito. E anche affidabilità nel tempo. Quindi, per dire... Io lo faccio per lavoro, se, ecco, un cliente con me ha 1.000.000 di euro in risparmio gestito, la banca lo può finanziare fino a 800.000 euro. Quindi il milione rimane lì e frutta quello che può fruttare con un, diciamo, un investimento più o meno rischioso, ma il cliente riceve un finanziamento magari dell'80%. Ecco. E quindi credo che questo sia del tutto, diciamo, poi a fine stagione si vedrà. Poi su no, io nel senso ho una curiosità, Gigi probabilmente non risponderà, però secondo voi è casuale il fatto che abbiano fatto la presentazione di Alessandro e che sia venuta fuori la CIDAT per la costruzione della clinica, quindi il discorso stadio clinica, che D'Alessandro stia portando avanti il discorso dello stadio e c'è un altro soggetto che sta portando avanti la clinica, e la CIDAT credo sia di Gambino. Secondo, no? Me è casuale? Stadio, io è una domanda che vi faccio. Lo stadio è molto lontano, diciamo, il progetto stadio clinica. Era una curiosità mia, perché avevo sentito pure l'intervista del sindaco,
No, il Gambino subito, probabilmente ha subito tirato sta, fuori il discorso, credo, ma si può dire, no? Probabilmente il Gambino cerca di, quello che diceva Enrico puntate fa, cioè di dire la delibera sugli 80 posti letto non è non prescinde dalla realizzazione del progetto Stadio Clinica, ma può andare di pari passo e in maniera autonoma. Ah, perché il sindaco ha subito detto, oltre al discorso economico, ha anche detto sto ancora attendendo la Ternana. Voglio 8 milioni. Voglio 8 milioni, va bene, però ha detto anche sto attendendo la Ternana per il progetto stadio, perché logicamente secondo lui, per allora, lui il Stadio Clinica vanno a braccetto. Parliamoci chiaro. Se secondo voi era casuale oppure no. Decine di milioni di investimento, non, io non faccio i conti in tasca a nessuno, ma non credo che D'Alessandro possa far fronte a investimenti per 70-80 milioni, per carità, per carità, però insomma, cioè, trovo più realistico, ecco, una soluzione ponte, io la vedo come una soluzione ponte da qui a giugno e poi... Ah, quello certo, quello io, allora, io sul mi auguro sindaco, che porti tranquillità. Non mi esprimo, se no passo da provocatore politico. Per cui... No, era una considerazione che facevo come tempo. Se è casuale o no, non lo so. Io ti dico però una cosa che ho detto mille volte in questa trasmissione è che attualmente per realizzare una clinica e chiedere il convenzionamento al sistema sanitario nazionale non serve fare lo stadio. Appunto. La regione Umbria ha deliberato che la provincia neanche a Terni, alla provincia di Terni spettano 82 posti letto convenzionati. Certo. Con il sistema sanitario nazionale. Ora, se la CIDAT, in forza di un'autorizzazione ad aumentare i propri posti letto, che allora non erano convenzionati, ma era una richiesta di aumento dei posti letto, perché durante l'emergenza Covid c'era stata c'era proprio richiesta di posti letto, aveva aderito a questo bando, aveva vinto, aveva ricevuto le autorizzazioni, poi si è sgonfiata un po' la bolla del Covid e non ha più realizzato questo ampliamento, che evidentemente non lo trovava più conveniente. Nel momento in cui c'è la disponibilità di 82 posti che prima non c'erano, convenzionati parlo sempre, perché non penso ci siano problemi a fare una clinica privata appunto senza convenzionamento, dice io ho un'autorizzazione, già ce l'ho per aumentare i volumi, i posti letto, una volta che li realizzo poi posso anche chiedere l'accreditamento, la convenzione eccetera eccetera. Sembra che la regione nel frattempo abbia fatto quello che ho letto sui giornali come qualunque altro cittadino, abbia fatto una legge che dice che quelle autorizzazioni valevano solo se tu realizzavi questo ampliamento di posti letto entro 2 anni dal giorno in cui avevi ricevuto l'autorizzazione, ma questo termine è stato inserito dopo con una nuova legge, non c'era ai tempi in cui è stato autorizzato. Per questo motivo la CIDAT ha fatto ricorso al TAR. Il TAR si dovrebbe pronunciare entro novembre, sempre stando a quello che leggo sui giornali. Cose potete leggere sui giornali, tutte verificabili. Il punto della discussione qual è? Se la CIDAT vince il ricorso al TAR e può fare questo ampliamento, farà l'ampliamento e chiederà la convenzione. De fa lo Stadio Clinica, non gliene può fregare di meno, non gliene frega neanche di farlo sui terreni che erano previsti inizialmente per il progetto Stadio Clinica, perché se amplia la sede dove sta adesso? Certo. In via Ippocrate. Sì. Per cui questa è la cronaca. Poi di quello che dichiarano altre persone... No, non ci metto bocca perché interessante, anche possiamo affrontare il discorso di Foresti. No, ringrazio io ora per un attimo. No, adesso apri i giornali, leggi. Sì, è vero. Ci sta quello che tu hai detto io. Punto. Un altro momento di difficoltà, secondo me, di quella conferenza stampa è stata la giustificazione su Foresti. Perché lì allora facciamo una premessa, no? Io l'ho pure scritto, l'ho detto l'ultima puntata. È chiaro che il rientro di Daniello, c'era un conflitto fra i due, quindi il rientro di Daniello, che probabilmente ha gestito, è stato il fluidificatore di questa trattativa per l'ingresso della nuova proprietà, sapeva anche Foresti che avrebbe portato al suo allontanamento. Infatti l'abbiamo incontrato quella sera, se quella ti ricordi, sera a Pesaro. Abbiamo incontrato con Legnago. Sì, bravo, con Legnago, ma anche a Pesaro ne parlammo, no? Cioè, è chiaro che sì, però, mercoledì... non è che gli è accaduto un fulmine a Cerzeria, lo sapeva, insomma.
Lo sapeva, e ripeto quello che ho detto l'altra volta, Foresti avrebbe dato anche disponibilità per occuparsi solo e esclusivamente della parte sportiva. È stata fatta un'altra scelta. È lì che a me mi è proprio già scaduta la figura di D'Alessandro, perché nel momento in cui tu dici, ma se io ho un direttore sportivo e voi mi dite che il direttore generale è quello che ha fatto la squadra, abbiamo un problema. Ma ringrazia Dio che c'è avuto un direttore generale che ha fatto la squadra. Ringrazia Dio, non ci venire a raccontare queste cavolate, no? Per favore, perché Mammarella, buono e caro, ma è stato preso dal responsabile giovanile, ha detto, fa il DS. Hanno lavorato insieme, è stato mandato via Capo Zucca, perché il DS era Capo Zucca. Sì, lui si è messo lì e per fortuna, lo ripeto per la millonesima volta, che c'era Foresti, sennò... Vabbè, questo non lo possiamo sapere. Non ho idea di che squadra scappava fuori. Questo lo possiamo dire adesso. Vox Populi parla del hanno fatto... lavorato insieme. Ecco. Ti posso concedere questo, ecco. Vox Populi parla del fatto che l'allontanamento di Foresti sia stato anche effettuato perché la gestione economica di Foresti era un po', diciamo, usiamo il termine allegrotta. Cioè, nel senso, no, spese eccessive, non guardare il budget, no? E questo potrebbe sposarsi col discorso Capo Zucca che era partito. Alzo la mano, vuol dire che Foresti contava più del presidente. Niente. Guarda, questo era la seconda parte di quello che volevo dire. Poi volevo dire anche un'altra cosa, ma Guida che fine ha fatto? Cioè, se è andato come de notte, scappato via. Io vorrei che, secondo me, lui, facendo sbollire un po' questa fase iniziale, potesse anche dire la sua, ma sul discorso di Foresti, mi hai anticipato, volevo dire, se Foresti ci ha avuto, come si dice Vox Populi, sta gestione alle grotta, non è che penso Guida non vedesse i contratti che Foresti firmava, o piuttosto che, diciamo, quello che stava succedendo, no? Mi sembra incredibile questo. Quindi... Però, se non essi li firmava da solo, immagino. Ecco, diciamo che Guida gli si può un pochino rimproverare sta vicenda dei Mangini, nel senso che forse lì doveva essere un pochino più, come posso dire. Però questa è stata veramente una situazione che a me mi ha lasciato un po' molto perplesso, perché non si poteva capire una cosa così, cioè era una cosa talmente lampante. Cioè, presidente, ma... Addirittura, insomma, posso dire, quel 16 settembre forse si attendeva nostro bonifico. E lì Guida, diciamo, è stato un buon genio, diciamo così, no? Quando ci stanno tanti precedenti. Secondo me prima o poi parlerà Guida, perché dovrà anche, come diceva Gianni, non penso che deciderà di andare via senza aver detto una parola. Però in questo momento ha subito anche una bella contestazione, forse anche meritata, perché in quel momento... Ma stando ai fatti... Quello che ci è dato sapere, Guida è uno che è arrivato, ha preso la Ternana, ha fatto retrocede, poi gli ha fatto prendere i punti e è scappato via. Questo è un punto 10, sempre retrocede. Però ci stanno da fare delle considerazioni. Cioè, io non è che voglio difendere Guida, però avendolo conosciuto, secondo me, lo ribadisco qui, anche se mi vedrò insulti, per me è una brava persona. Ci ha lasciato dei soldi nella Ternana, quello è sicuro. Cioè, lui ci ha lasciato qualche milione per la Ternana, tanti che dicono no, ce l'ha lasciati i soldi, quindi solo per questo, secondo me, non gli si deve dare addosso. Poi avrà sbagliato, certamente, però c'è retrocessione. Conto è retrocedere con Pochesci, tutti i temi che abbiamo, con 35 punti, un conto che ti giochi in play-out. Siamo stati d'accordo, queste cose però abbiamo già dette tutte, però adesso, insomma... No, per carità... Io sono d'accordo con te, però... Il fatto della penalizzazione posso essere un pochino adirato nei confronti di Guida, che non ha rispettato i pagamenti. Lui lo sapeva quello che doveva pagare. Lui sperava che Mancini avrebbe versato, ma conoscendo... Lo so Gianni, soggetto. Però cioè, fai il presidente, devi essere comunque sia pronto. Certo. Nel caso in cui non arrivasse il bonifico, tieni un tuo dipendente, il segretario, il commercialista che puoi, lì. Se entro le 18 non arriva il bonifico, inizi a preparare i documenti e mandali via. Diciamo che quella perché quanti stai giocando comunque sia in campionato, lui sapeva quello che era stato speso, sapeva i soldi, sapeva gli investimenti fatti comunque sia da Foresti, perché comunque se li doveva sapere per forza, quindi non puoi buttare via, perdi pure di appetibilità. Io penso che io glielo do da colpa. Però non voglio giudicare. Non la retrocessione. La retrocessione, ci sono, se no tutti i numeri sono i numeri, in alcuni casi vanno pure letti. Io ne ho parlato anche con Mammarella,
quando la Ternana quest'anno fa tantissime spalmature, da un punto di vista strettamente economico-finanziario, tu rimandi il problema. Cioè, se tu rinnovi un contratto e lo spalmi con adeguamento, tu non hai azzerato il debito, semplicemente l'hai posticipato. Allora, qual è il problema che molti non hanno capito? Che la Ternana aveva due possibilità: o tagliare drasticamente, cioè per dire, dare la buona uscita, mo, dico Donnarumma per far capire il concetto, o dare la buona uscita a Donnarumma e non ci avevi più a giugno 25 il suo contratto, oppure, come hanno fatto, allungare il contratto, ma ti ritrovi che nella stagione 25-26 ce l'hai ancora carica di costi. Eh sì. Quando un amministratore delegato entra in un'azienda che ha tanti debiti, può andare in due modi: o taglia come un disperato. Però la buona uscita ti costava, Gianni, capito? Certo, ti costava, però avevi tagliato il problema. Però magari in questo momento che non già avevi grande disponibilità economica, l'hanno rimandata sperando. Spalmare è proprio tecnicamente. Però si spera in tempi migliori. Spera in tempi migliori, però è come se tu c'hai un debito, che ne so, con un carrozziere, gli devi dare 2000 euro, gli dici, guarda, te ne do 1800 perché mo 2000 non ce l'ho, oppure dici, no, vabbè, allora dammene 2,2 però me ne dai in due anni, e tu ti rimane un debito più alto, capito che ti voglio dire? Poi dopo sono scelte, per carità, io non discuto su questo, però di sicuro la gestione del 2025-2026 sarà ancora impegnativa, perché tanti però sembra contatti, che i mezzi mentre per... invece i nuovi arrivati mi risulta che ci abbiano contratti idonei per la Serie C, in linea, diciamo. No, dicevo, però sembra che è vero che la gestione, hai ragione, sarà fra le più dispendiose di tutta la categoria, però sembra che i mezzi per farvi fronte ci siano, perlomeno fino a fine campionato, ecco. Poi si vedrà. Questo ci è stato garantito, no? Ti ho detto, di quello che mi tengo di questa conferenza stampa, risulta anche che ci siano altre offerte, no? No, che non ci siano cessioni a gennaio. C'hai un bel fiato corto, cioè voglio dire, quando no, arriviamo a giugno restiamo da capo a piedi, a meno che non vinci il campionato. Secondo me il bivio sta lì. Ma anche la scorsa stagione era pure quello il bivio, che se ti salvavi, certo. È un altro lin. Con la difesa che quest'anno, secondo me, se non andiamo in Serie B, zombammo direttamente. È un altro lì. Centenario, no, hai detto. Sintetizzato perfettamente. Non è detto, spero di no, chiaramente, però... Però ha sintetizzato perfettamente, è un altro lì. Come vi dicevo prima, che ben sfuggito, secondo me ci sono anche altre offerte, anche altre, come posso dire, cordate, chiamiamole, termine, interessate alla Ternana. Poi, quando siano solide, non lo so. Però ci posso... E quindi non è detto che anche... Intanto questa di quest'anno, penso che rimarrà... Dando questa ci fa fare tutta la stagione, cosa che in un certo momento sembrava, no? Un attimo dubbio. Intanto facciamo sto passo avanti, poi se vinciamo il caso... Oggi è 15, stiamo registrando, sì. Aspetterei domani, per vedere. No. Io sono abbastanza... Sì, Alessio, sì, lo so, il microfono. Io sono abbastanza tranquillo su questo. Tranquillo, ha fatto una finale. Sì, io condivido questo pensiero, comunque sia ad oggi quello che interessava... per noi in tempi brevi era comunque sia il terminare il campionato, quindi questo è un pensiero condivisibile. Arriviamo a giugno e vediamo cosa succede. Un aspetto che volevo un attimo capire dal presidente, vedremo adesso nei prossimi mesi a venire, che lui ha detto ha trasformato la N21 da una holding a commerciale, perché in Serie C ci stanno soltanto costi. Esatto, vorrei. No, il concetto mio era dire che sono curioso di capire e vedere. Io non ci capisco niente. Se ti vendi due seggiolini, che ne so. Finanziario nel senso che lui dice che al momento la Ternana ha soltanto costi e non ha ricavi. Lui trasformandola da holding in commerciale conta di fare anche dei ricavi. Anche io posso cambiare colore alla macchina, ma se la macchina è rotta... Cioè, non sono esperto, però dico, sono curioso per... No, non dice niente. Di capire che cosa... Vorrei capire come fa a incrementare i ricavi di una società che fa la Serie C, perché la società di Serie C... Forse con pochi sponsor. Pochissimi... Sponsor della Ternana non ce n'ha pochi, Però la società di Serie C, i incassi sono quelli. L'ultima volta abbiamo fatto col campo basso 35.000 euro di incassi. Un po' di merchandising. 30.000 euro a partita fa un po' per 18 partite. 18, vabbè, 30, fatto un mezzo po' di milione di incassi. 540.000 euro di incassi. Poi dopo mettici sponsor, metti che tiri su di sponsor 800.000 euro. Facciamo conto pari a 1.500.000, ma mi tengo largo. Poi ci sta anche 400-500.000 euro di contributi da... Anzi, quest'anno il contributo
della Lega di Serie B è 1,5 milioni perché siamo retrocessi, cioè il paracadute. Quindi a quanti sono arrivati? 3 milioni? 3 milioni, ma la Ternana costa 1 milione al mese, quindi fa un po' la differenza. 8 milioni, che quelli che... Vero. Certo. Più dopo, cioè merchandising, a voi a vendere magliette. No, no, dicevo, sto parlando di quelli eventuali. No, io dico, sono curioso. Tu pensi che 100 euro vanno alla Ternana? Tra l'altro, io sono d'accordo. Io già ne sono d'accordo con te al 100%, nel senso che sono curioso di capire che cosa avrà voluto. Vabbè, Dando è stato perfetto, l'ha sintetizzato, è un altro all-in. Poi vedremo a giugno. Tanto però arriviamo. Speriamo di vincere sto campionato, ecco. Perché se no si mette veramente grigio. No, anche perché poi dopo, per eventuali altri acquirenti, un conto una squadra in Serie C, un conto in Serie B. Certo. Cambia tutto, no? Per carità. Anche perché... Comunque, volevo dire una cosa. Ha detto che il ruolo di Foresti adesso lo fa lui. Giusto? Beh, no, questa mi pare un po'... No, ha detto lui. Sì, sì, dico. Adesso però mi pare un po' discutibile. Me ne occupo io. Io auspico l'arrivo di una nuova figura. Magari verso... fine novembre, dicembre, faccio un po' lo sdrolico, come si dice, secondo me potrebbe arrivare una nuova figura, vediamo. Se quella a cui ti riferisci? No, io non mi riferisco, tu ti riferisci a qualcuno, io pensavo intendessi quella. Allora, una nuova figura. Vabbè. Che adesso non sarebbe venuto mai, perché che fa? Uno arriva per Seganandro, no. Io però penso magari che... più là su questa affermazione ci farà un po'. Io ti dico anche una cosa, per come conosco Daniello, secondo me lui è anche una figura vuole fare Daniello brava, cioè non c'ha delle competenze che mette in campo, però conterò anche le competenze calcistiche, no? Ecco, l'unico uomo di calcio è Mammarella attualmente, sì, certo. Poi non penso che gli altri siano completamente a digiuno, però per carità è un c'è il blocco Mammarella, Abate e magari i collaboratori che gli stanno intorno. A me mi basterebbe che a gennaio non fanno danni. Ecco. Cioè anche rimanesse tutto così, va bene. Assolutamente sì. Almeno sarebbe fondamentale. A meno che non ci sta infortuni gravissimi e tocca sostituire. Comunque un uomo di calcio della società ci vuole. Uno è Mammarella, però se erano insomma, io se fossero stati in due sarei stato anche perché tranquillo. Tra di loro avevano trovato penso una bella sintonia, no? Che magari Mammarella stava proprio imparando da Foresti, no? Stava facendo una bella perché questo è un uomo, Mammarella è un uomo di calcio, ha giocato a pallone 25 anni. Carlo non me lo devono toccare perché secondo me ha giocato a pallone 25 anni, è una persona seria. Ecco. Carlo era... Però è chiaro che come direttore generale Foresti c'ha più esperienza, questo è il discorso. Allora, il discorso è molto semplice. Parecchi giocatori lo ricordiamo, sono venuti per lui. No? Mi ricordo ancora le prime puntate di questa stagione, che dicevamo, sollevavamo dubbi sul fatto di affrontare una stagione con un allenatore esordiente tra i professionisti e nonostante sia primo in classifica ancora gli fa delle pulci. Un DS esordiente nel ruolo, perché Carlo Mammarella è un uomo di calcio, da giocatore ha esperienza, da DS non l'ha fatto mai. Beh, quest'anno. Quest'anno l'ha fatto con Foresti, Chioccia. Sì. Diciamo Chioccia. Mm. Mm. Perché non... Però quelle stesse perplessità, io ce l'ho tuttora, senza Foresti... Ce l'abbiamo anche noi. Ce l'ho su tutto, ce l'ho anche per l'allenatore senza Foresti, per dire, perché era una figura di riferimento, qui mo... Va bene, con questi dubbi amletici ci diamo appuntamento alla prossima puntata perché il tempo di questa è finito. Per cui ringrazio Gigi Manini, Gianni Giardinieri, di nuovo complimenti. Beh. E Alessandro Mari, grazie. Ringrazio voi che ci seguite sempre numerosi. Spero abbiate gradito il fatto che siamo tornati al martedì sera almeno su YouTube. La televisione ancora siamo di mercoledì. Chi vivrà vedrà. Alla prossima e forza ferma.